hardcore punk, heavy metal, hard rock, gotico, anticipazione del grunge. Cosa sto facendo? La lista della spesa? No, mi sto riferendo al gruppo dei Neurosis, una band che potremmo risolvere nell'etichetta di post metal, che poi vuol dire tutto e vuol dire niente. Forse ancor meglio potremmo considerarla una degli esponenti del doom metal, cioè quel metal caratterizzato da andamenti lenti, cupi, da introspezione, sofferenza. I Neurosis quindi sono in quell'area, un gruppo eccezionale intanto dal punto di vista tecnico, anche la vocalità di Steve Van Til è una vocalità analoga nel modo di urlare in metal, eppure molto diversa da quella dei suoi omologhi, ma è un gruppo di una ricchezza di toni, nonostante l'apparente monoliticità, che raggiunge il culmine probabilmente nel disco del 2002, che è Sun That Never Sets. E è un disco in cui vengono in qualche modo citati, ripresi i Pink Floyd. Scaruffi definisce Neurosis i Pink Floyd dei dannati, ma anche gli Swans, ci sono il Black Sabbath in qualche modo, ma è un disco particolarissimo perché ha questo dominio del riff chitarristico, si incrociano la chitarra acustica in una maniera eccezionale, inusuale per il metal, ma a un certo punto anche per dare spessore, per dare densità alla viola e perfino un suono di cornamusa che francamente non ho ancora capito perfettamente se sia un effetto dell'elettronica o se ci sono le cornamuse veramente. Allora, questo disco, che è eccezionale, sono 10 pezzi splendidi, in particolare segnalo The Tide, che metterei davvero tra i migliori brani rock del XXI secolo, visto che siamo nel 2002, sono tutte cose lunghe, tutte cose impegnative, soprattutto, ecco, per chi vuole stare sempre di buon umore, potrebbe non essere adattissimo, è stato definito da alcuni una colonna sonora dell'Apocalisse. Secondo me è esagerato, perché poi è vero che c'è questo suono cupo di partenza, ma poi c'è una progressione costantemente, c'è una grande energia che fa pensare piuttosto a qualcosa di epico e di tragico. E coinvolgente, allora, per chi ama la musica lirica sembra assurdo, però se devo fare un paragone dal punto di vista dell'impatto, lo paragonerei veramente al coinvolgimento di una grandissima opera lirica.